Sfida tra titani. Dopo aver provato le cover della Balance Cup, che trovo fantastiche, oggi proveremo invece quelle della Extreme Rate, che insieme proprio a quelle della Balance Cup si contendono il trono tra le cover più vendute su Amazon. Benvenuti a miei ombri in questo nuovo video. Dopo le cover della Balance Cup, che tra parentesi trovo davvero fantastiche, saranno difficili da spodestare, e in tre varianti colore, ovvero quella bianca con il fondo trasparente, poi quella bianca ma con una sorta di trama militare multicolor, che a mani basse secondo me è la più bella, e infine quella nera, che invece non mi è piaciuta particolarmente, ma si parla assolutamente di gusti, a voi invece potrebbe piacere, potrebbe essere la vostra preferita. Oggi proveremo quelle della Extreme Rate. Ne ho qua con me due, sono identiche, cambiano naturalmente il colore. Se vi siete persi il video precedente su queste cover qua, dategli un'occhiata, così potete rendervi conto della differenza tra i due brand. Se su Amazon digitiamo cover DualSense, nelle prime posizioni abbiamo quelle dell'Extreme Rate, quelle della Balance Cup e quelle della Yora, su cui effettivamente non mi posso pronunciare perché ancora non le ho provate, neanche quelle dell'Extreme Rate, ma lo faremo tra poco. Ora, il fatto che siano qua in cima alla lista non significa per forza che siano le cover migliori del mondo, ma senz'altro sono quelle più vendute, quelle più recensite, probabilmente anche quelle più amate dagli utenti. Adesso vi faccio vedere un attimo quelle dell'Extreme Rate, perché ci sono tantissime varianti. Intanto vi faccio notare che il prezzo è praticamente identico a quelle della Balance Cup, poi cambia leggermente in base al colore e alla texture che sceglierete, ma sostanzialmente sono paragonabili. Allora, per quanto riguarda i colori, abbiamo l'azzurro, il bianco, il blu notte, il grigio, il nero, il rosa, il verde e il viola, quindi tantissimi colori tra cui scegliere. Nonostante questa ampia scelta, ho fatto fatica a trovare due colori per i miei controller. Vi sembrerà strano, ma i colori pieni non mi piacciono troppo sul DualSense, se non appunto il bianco e forse il blu, perché ancora lo devo provare. Avrei preferito dei colori più particolari, tipo questo. Poi un'ultimissima cosa, secondo me fondamentale, che potrebbe farvi propendere per un brand piuttosto che un altro, è che queste qua dell'Extreme Rate, oltre a tutte le varianti colore, seppur non super particolari come quelle della Balance Cup, ha anche tre varianti per quanto riguarda la texture esterna. Abbiamo quelle con le borchie, che sono quelle che ho scelto io perché mi sono trovato bene con l'altro brand e quindi più o meno dovrebbero essere uguali, ma abbiamo anche queste qua un pochettino più lisce con queste linee sinuose. Qui chiaramente, ragazzi, dopo va estremamente a gusti, ok? Vi consiglio eventualmente di ordinarne una per ogni tipo, se proprio volete fare una cosa fatta per bene, e poi tenervi soltanto quelle che vi piacciono di più e rimandare indietro le altre. Poi, oltre a questa qui, abbiamo anche l'ultima, che è un attimino più bombata, e ero curioso di provarla, ma ormai ho scelto queste qua, mi tengo queste qua, ma secondo me anche questa qui potrebbe decisamente essere un'alternativa davvero davvero ottima. Allora, eccoci qua. Da questo DualSense ho rimosso già una cover, così gliele posso installare una e fare il confronto con quelle della Balance Cup, poi eventualmente toglierò anche quella per provare entrambi i colori che abbiamo qua. Allora, andiamo a fare un unboxing super super veloce. Come al solito hanno delle confezioni molto semplici, quelli della Balance Cup avevano una scatolina normalissima, questa invece è una busta di plastica. Allora, beh, qua abbiamo il foglietto che a volte ci dà la garanzia, infatti sì, gets 6 month warranty now, ok, poi eventualmente gli darò un'occhiata. Questa è la cover bianca, che a differenza dell'altra non è trasparente, quindi è tutta bianca. Vedremo se sarà più o meno bella rispetto a quella soluzione lì. Una cosa però molto molto bella è che abbiamo i thumb bianchi. Non li ho mai provati, devo dire, su nessun controller, quindi sono curioso di vedere come ci stanno. Magari faranno schifo, insomma, vedremo dopo. Apriamo anche quest'altra busta, che ovviamente è uguale. Fogliettino, tac, thumb neri, questa volta non riprendono il colore blu, peccato,
Vabbè, in realtà il blu e il nero ci stanno benissimo. Beh, devo dire che si assomigliano molto anche in termini di texture. Sul retro sono un pochettino più simili, sul davanti invece queste qua dell'Extreme Rate hanno un pochettino meno borchie. Poi devo provare effettivamente per giudicare l'ergonomia, però senz'altro molto simili. Mentre la cosa che cambia di più sono proprio i tagli qua davanti, ma li vedremo meglio a cover montata. Per cui adesso metterò la cover, io proverei per prima quella bianca. Ed eccola qua, la nostra cover bianca, devo dire che è molto bella, ma per un effetto completo direi di provare anche i thumb bianchi, visto che sono assolutamente, per quanto mi riguarda almeno, una novità. Allora, questi qui sono quelli standard che ho montato anche di qua, soltanto che qui ovviamente sono neri e penso che ci rimetterò questi. Poi abbiamo questi qua, vediamo se sono fortunato, riesco a beccare. Eccoci, che hanno queste linee tonde. E infine questi qua sono tutti dello stesso spessore, cambia soltanto la texture al di sopra, per cui forse abbiamo un attimino meno scelta rispetto all'altro, ma tanto io alla fine utilizzavo questi, quindi mi importa poco. Vediamo adesso di mettere questi thumb grip. Ok, vediamo se riesco subito al primo tentativo, sarebbe il top. Ehi, ce l'ho fatta! Mettiamo anche l'altro. Ed ecco qua i nostri thumb bianchi. Devo dire molto belli, molto stilosi, fanno la loro figura. Senz'altro sono una cosa diversa rispetto ai classici thumb neri che ormai ci escono un po' dalle orecchie. Ma a questo punto non mi rimane da fare che la cosa più importante, ovvero testare la cover durante le mie sessioni di gioco, per cui con ogni probabilità registrerò l'ultima parte il giorno seguente per darvi una valutazione quanto più onesta possibile su queste cover. E poi naturalmente parleremo meglio anche di altri aspetti che non abbiamo approfondito adesso. Eccoci qua, pronti per le conclusioni finali. Intanto vi faccio vedere la variante blu, in modo che potete farvi un'idea su questo colore. Devo dire che a me non dispiace affatto, anzi lo trovo molto, molto carino, molto bello. Mentre per quanto riguarda la cover, la cosa più importante, ovvero l'ergonomia. L'ergonomia è essenzialmente simile a quella della Bands Cap, con la differenza che qua abbiamo un feeling diverso dato da queste borchie che sono più grandi e più sporgenti rispetto alle altre e in più coprono meno superficie in questa zona qua. Forse per miei gusti personali preferisco il feeling trasmesso da questa cover qua. Adesso se riesco vi faccio vedere la differenza. Eccole qua, sul bianco non si notano tanto, ma credo che riusciate chiaramente a percepire la differenza di dimensione di queste borchie. Sul retro si notano ancora di più. E vedete che qua più o meno la superficie ricoperta è la stessa, mentre non è la stessa sul davanti. Per quanto riguarda la parte frontale, direi che la situazione cambia decisamente. Infatti, in quella dell'Extreme Rate alla vostra sinistra abbiamo una superficie molto meno ricoperta da queste borchie, mentre di qua praticamente la parte anteriore è ricoperta del tutto. Quale preferisco? Forse questa perché mi trasmette un attimino più di omogeneità, mentre qua quando impugno il DualSense sento due superfici diverse perché il mio palmo va a toccare questa parte qui e questa parte qui, quindi qui sento liscio, qui sento ruvido, di là invece sento tutto ruvido, forse preferisco l'altra, ma è altrettanto comoda anche questa. Tralasciando il colore che preferisco decisamente di più, questo di qua della Benz Cap, in generale a livello estetico il mio voto va per queste dell'Extreme Rate perché hanno un taglio più preciso, preferisco che il tasto home sia rifinito in questo modo piuttosto che avere un cerchio generico qua nel mezzo e anche che il tasto mute sia scoperto. Nonostante tutto di qua forse il tasto home è un attimino più difficile da raggiungere. Quale dei due brand vi consiglio? Sinceramente non c'è un vincitore perché si assomigliano molto, come sospettavo. Forse queste qua dell'Extreme Rate le ho provate ancora un po' troppo poco per darvi un giudizio definitivo sull'ergonomia che ho dato per il momento leggermente a favore di queste della Benz Cap, ma per il resto, ragazzi, sono davvero molto molto simili.
Di qua abbiamo più colori e più texture, soprattutto tra cui scegliere, quindi bisognerebbe provare anche quelle, mentre di qua abbiamo dei colori un attimino più ricercati e più particolari, quindi scegliete sostanzialmente quella che esteticamente vi piace di più, perché per tutto il resto siamo lì. Una cosa importantissima che mi stavo dimenticando di dirvi è che, esattamente come la cover della Balance Cup, anche questa dell'Extreme Rate non è compatibile con la charging station ufficiale Sony, ma per la verità non solo con quella ufficiale Sony, ma anche con la stragrande maggioranza delle basi di ricarica che utilizzano l'ingresso posto qua sotto. Invece, se ne prendete una che ricarica dalla USB di tipo C, naturalmente non avrete problemi. Proprio a proposito di questo, ho qua finalmente la base di ricarica ufficiale Sony, che probabilmente vi porterò in un prossimo video, e a questo punto sorge spontanea una domanda, ovvero: come farò a ricaricare i miei DualSense se non sono compatibili? C'è un'altra soluzione di cui vi parlerò in un altro video ancora, e che forse sarà la mia soluzione definitiva? Probabile. Bene, per questo video è tutto. Mi raccomando, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutti i link utili tra cui i miei social li trovate qua sotto nella descrizione. E noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video.